Wahekuch, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 sul sesto capitolo di Inazuma Eleven Go Chronostone Stuono. Oh, tutto quanto un fiato l'ho detto, bene bene. Iniziamo con JP che si sta allenando, facendosi fare dei tiri da Victor dal dischetto. È un po' difficile anche per un portiere di Inazuma Eleven, un portiere qualsiasi, dato che hanno dei superpoteri, parare una palla da 5 centimetri? Quanta distanza c'è lì? È davvero minima. Dai, JP, dov'è finita la tua energia? Devi saltare più in alto. Ah, Sam, forse il ruolo del portiere non fa per me. Tutti gli altri stanno diventando molto più forti, mentre a me sembra di rimanere sempre allo stesso punto. Ti sbagli, JP. Tu sei l'ultimo baluardo della Raimon. Senti, fra non molto finirò la scuola e tu sarai l'unico ostacolo fra gli attaccanti avversari e la porta. C'è nel terzo capitolo, Sengok? Mi sa che non c'è. Ma... niente ma. Hai ancora tempo per migliorare. Non fa niente se adesso non sei perfetto. Ci vuole tempo. Finché sarò qui, puoi stare tranquillo. Lo sai, no? Grazie, Sam. In teoria, tutto quanto questo si sta svolgendo 3 mesi dopo la fine del cammino imperiale. Quelli del primo anno stanno per finire la scuola. Sengok pure la sta per finire la scuola proprio. Quindi, secondo me, su Inazuma Eleven Go, Sengok non c'è. A meno che non viene come personaggio poi reclutabile tramite qualche amico card. Però, secondo me, non c'è. Poi non lo so perché ho deciso comunque sia di giocare Inazuma Eleven Go Galaxy quando uscirà in Italia. Non voglio rovinarmelo giocando in giapponese capendoci poco. O meglio, ora capirei molto di più di quanto non avrei potuto capire un paio d'anni fa, però preferisco comunque sia giocarlo in italiano. Ci siamo anche noi ad aiutarti, JP. Tirategli più palle possibile, così magari ci rimane secco. Arion. Chi è? Quanto tempo? È lui! È lui, il mio uomo! Long, che ci fai qui? Bene, andiamo a illuminarlo anche lui nella grafica. Però aspettiamo un attimo perché... alla porta dei tre regni. Ok, devo un attimo... fare una piccola transizione. Attenzione. Perfetto, anche lui è arrivato. Bailong. Dovrebbe leggersi Bailong, anche se penso che dicano Bailong, ma non mi ricordo. Però dovrebbe essere Bailong perché è cinese. Il nome è cinese, poi non mi ricordo niente di lui, sinceramente. Mi sembri cambiato. O è solo una mia impressione? Cambiato, dici? Bene, sono successe di cose da quando vi ho visti l'ultima volta. Non è tutti torti. Deve esserci un motivo importante se sei venuto fin qui. La legge che vieta il calcio, tutte le stranezze che stanno succedendo, tutto ciò per cui state lottando. Non posso star meno in disparte mentre il calcio viene insultato in questo modo. Significa che sei qui per aiutarci? Sono in debito con voi dopo tutto. Ti unirai davvero alla squadra? Capisco. Aspetta però, si unisce ora perché sennò l'ho illuminato per nulla. Però che tempismo. Siamo sicuri di poterci fidare? È vero, potrebbe pugnalarci alle spalle in qualsiasi momento. Dovreste pensarci 2 volte prima di dire certe cose. Stiamo parlando di Bailong. Garantisco io per lui, se lo dici tu. Beh, in ogni caso è bello rivederlo. Oh, Fei, tu e Bailong non vi conoscete, vero? È una persona di poche parole, ma è in gamba. Lo so, davvero? Prima di viaggiare nel tempo ho pensato bene di documentarmi. È sempre meglio sapere da chi bisogna guardarsi. Come fai a sapere chi vabbè, è un plot hole che non ha senso sul quale disquisire. Aha, stai dicendo che Bailong è pericoloso? Dico solo che non sarei sorpreso se dei giocatori nemici si infiltrassero fra di noi per fare gli interessi dell'Eldorado. Eh già, non ci avevo pensato. No, ovvio che non ci pensi, Arion. Tu sei troppo buono per pensarci. Oltre che ingenuo. Piacere di conoscerti, Bailong. Piacere mio. D'ora in poi, Bailong farà parte della nostra squadra. Non avete niente in contrario, vero? Sei tu il capitano. Perfetto, allora ho fatto bene a illuminarlo ora, se no... l'avrei comunque lasciato, non è che tornavo indietro per rioscurarlo. Salimo, basta. Però meglio così. Ecco qua il nonnino. Allora, che ci dici, David? Ah, avete un nuovo amico. Bene, ora però continuiamo la nostra missione. Allora ci dica qual è la nostra prossima tappa, signor Evans. Sì, dovremo partire per i 3 regni. Quelli del romanzo storico cinese?
Il terzo giocatore, un centrocampista preciso, abile nella logica analitica che usa per attaccare i punti deboli del nemico, è Zhuge Liang. E il quarto, un portiere invincibile, tenace e volenteroso, come un eroe che si immola nel nome del suo paese, è Liu Bei. Dici sul serio? Liu Bei è il mio mito! Eh? Chi è Liu Bei? Liu Bei, perché? Mi stai forse dicendo che non hai letto il romanzo dei Tre Regni? Ma non è possibile! Quindi, due in una volta ora? Bravi. Proprio per restare nei 10 capitoli. Ok, è un libro che racconta come nacquero i Tre Regni in cui era divisa la Cina 1800 anni fa. Wei, Shu e Wu. Non mi dire che Wu è quello del viaggio in Occidente. Liu Bei è uno degli eroi di quell'epoca, un uomo vero. Con i suoi generali Guan Yu e Zhang Fei, lottò contro le immense armate del tiranno Cao Cao. Cacao no, Cao Cao. Zhuge Liang era lo stratega di Liu Bei. Liu Bei è portiere e... Ok, sì. E questo Liu Bei che tipo di persona era? Tranquillo, JP, ci farai tu il mix, Max, sei tu l'unico portiere ora. Era un uomo tutto ad un pezzo, sempre ligio al suo dovere. Era talmente rispettato che quando l'esercito di Cao Cao lo costrinse a ritirarsi da una città, tutti i suoi abitanti lo seguirono. Teggere l'esodo di 100.000 persone fu un'impresa lenta e pericolosa, che Liu Bei accettò contro il parere dei suoi uomini. Wow! Boom! E ora come facciamo a trovare il meglio adatto? Sono passati 1800 anni, non so se sia rimasto qualcosa di quell'epoca. Beh, ma certo! Cioè, forse. Fra gli appassionati di storia corre voce di che tutto tecniche abbia una pergamena scritta da Zhuge Liang, o almeno così si dice. Tutto tecniche? Intendi dire in negozio in città? Direi di andare a dare un'occhiata, in fondo è l'unica pista che abbiamo, no? Liu Bei, un portiere invincibile. JP, questo Miximax tocca a te. Ma c'è anche il centrocampista, no? Sam, grazie, ma credi davvero che sia pronto? Te l'ho già detto, no? Tu sei l'ultimo baluardo della Raimon. Puoi farcela, lo so. Ok. Quindi speriamo che ora JP sia abbastanza fiducioso e riesca a fare Miximax subito. Lei, signorina Celia? Ed arriva già nel tempo emozionante, ma hai troppo lavoro. Dimentica ciò. Ma cosa? Perché? Signorina Celia, perché non viene anche lei a fare un viaggio nel tempo con noi? Ci divertiamo. Ci prendiamo a botte con la Omega 3.0 e poi dopo... torniamo a casa più massacrati che mai, però almeno ci divertiamo, dai. Ok, tutto tecnica. Allora, zio, tu... fa caldo qui dentro. Ma che fa caldo? Zitta un po'. Guarda, 100... Ma dai, per 100 punti solamente? Quante ne posso... Ah, solo una ce n'è, peccato. Ma perché hanno scambiato questa tecnica per degli... questa pergamena per degli appunti segreti? Mi sembra incredibile che questo cimelio sia autentico. Hai proprio ragione. Come avrò fatto a finire in questo posto? Come ho fatto a finire in questo posto? Ora vi racconto una storia. Di aver scambiato la pergamena per degli appunti segreti. I suoi occhi non vedono più tanto bene. Beh, se vi serve prendetela pure. Io non ho niente in contrario. Face è un mito, boom! Perfetto, ora non ci resta che installare il cimelio nella macchina del tempo. Eugene è molto... contento, a quanto pare, eh? Però Eugene non ha l'aria del cinese. O meglio, non nella versione europea del gioco. Non mi ricordo come si chiama in giapponese. Cimelio in posizione! Bailong! Va a finire che facciamo il Miximax con Bailong, perché... Bailong è il nome cinese. Bailong, e... Ok, dobbiamo andare qui. E con JP sicuro, perché tocca a lui. Abbiamo appena detto che toccava a lui. Cosa c'è, Eugene? Niente, solo che... Ok, stavo pensando che se davvero trovassimo gli Bei in persona vorrei chiedergli un autografo. Chissà come mai non sono per niente sorpresa. Dai, Jade, non fare sempre la... la cattiva. Non vorrei usare termini inappropriati. Allora, parlatemi dell'Eldorado. Sono forti, tutto quello che c'era da dire, e si divertono a cambiare il corso della storia. Pensano di poter fare tutto quello che vogliono. Sì, sono delle persone orribili. Capisco. Quindi state lottando per mettere fine ai loro misfatti. E tu ci aiuterai, vero, Bailong? Ma certo che lo farà, JP. Li affronteremo insieme e li batteremo. Allora
mettiamoci in viaggio! Bene, andiamo verso la Cina del 1800. Verso la Cina antica! Del 200! Tenetevi forte! In teoria è del 200 più o meno, perché 1800 anni fa, quindi... O è del 1800, non mi ricordo. Eccolo qua, Zanark, va! Ma io non ho capito se Zanark ora prende il controllo totale e quindi c'è, e quindi Gamma ora se ne va, oppure no? Per il momento Gamma lo lascio così. Poi nel caso vedo che non compare più, lo levo. Eccoli che partono. Pare che vogliano qualcosa da Liu Bei e Su Gliang. Ci sarà da divertirsi. E stavolta rispazzeremo via. Va bene. Se incontriamo anche Sun Wukong, facciamo Goku. Perché Sun Wukong. Son Goku. 207 Cina. 207 dopo Cristo. Perché DC non è DC Comics, è dopo Cristo. Eccoci qua, proprio nel cuore della Cina di 1800 anni fa. C'erano forse dubbi. Oh, guardate un po' cosa ha lui in testa. C'erano forse dubbi in proposito? Siamo a Long Song, dove risiede Su Gliang. No, Wonderbot è vestito come Sun Wukong. Bene, dovrebbe essere facile trovarlo. Su, andiamo. Anche se penso che viaggio in Occidente non sia... Non è, non si svolge nel 200, mi sa un pochino dopo. Facile? Io non ne sarei così sicuro. Ed eccoci qua. Bello il posto, carino. Volevo dire, viaggio in Occidente. Non so di preciso quanto sia, quando sia stato scritto, ma penso che sia intorno... 1500, 1600. Verso la fine del 1500 mi sembra. Una volta l'ho letto quando è stato pubblicato, ma in forma anonima oltretutto. Vabbè, andiamo avanti per favore. Salve, altro. Mi scusi. Attenti, sta per sparare. Così ce lo dici? Un cannone quello. No, Byron, rimanigli un altro po' fino a che non spara. Scusa? Che succede? Che facce! Ci siete cascati! Stavo solo scherzando. Spero non sia uno di quelli che deve, con cui bisogna fare il mix. Razza di scherzi. È un cannone enorme. A cosa le serve? Veramente ne ho visti di più grandi. Che domande, mi serve per catturare una tartaruga. Con un cannone. Una tartaruga? Scherzo! Non credo che esistano tartarughe di quelle dimensioni. Non è tanto per le dimensioni, è che se tu spari con un cannone a una tartaruga non ci rimane nulla. La smetta, mi fa venire il mal di testa. Hai torno. No, in realtà mi serve a catturare un drago. Ecco, c'è più credibile. Un drago? Non sta dicendo sul serio, vero? Certo che sì. Nella buca del cannone c'è una rete che sparerò contro il drago per catturarlo. Ecco, allora wow, è sicuro che davvero? Mai stato così serio. Che tipo strano. Beh. Ah sì, proprio strano. Guardalo Wonderbot con... è troppo carino Wonderbot con... vestito da Sun Wukong. Con il cerchio per minimizzare la potenza. Oh, che succede? Ehi! Zhangfei, Guanyu! Che cavolo è successo? E ma... voi chi siete? Siete molto sospetti, vi facciamo a pezzi! Ecco, quello pure c'ha il cerchio in testa. Calma, calma, non così in fretta. Oh, ecco, già, già, non così in fretta. Ma questi puffanti sono davvero dei tifinocchi, fratello. Un attimo solo, non vogliamo crearvi problemi. Perché? Non abbiamo cattive intenzioni, siamo venuti qui alla ricerca di Liu Bei e Zhu Geliang. Allora state cercando me? Lei? Sì, io ciao, sono Liu Bei. E voi chi siete? Cosa? Vuole dire che lei è Liu Bei? Te l'ha appena detto. Cosa c'è di strano? E così lei è Liu Bei? In persona. E questi due furfanti sono i miei compagni d'armi, Guan Yu e Zhang Fei. Mi sono messo a ridere perché ha detto, ah già, non così in fretta, no, piano, ammazziamoli piano, qualcosa. Ma dai, siamo stati velocissimi a trovarlo. E voi chi sareste? Sembrate dei forestieri. Beh, noi non siamo di quest'epoca, veniamo dal futuro per chiedere in prestito la sua forza.
e anche quella di Zhuge Liang. Dal futuro? Sì, il futuro è in pericolo e l'unico modo di salvarlo è usare la loro forza. La prego, ci aiuterà? Bah, ci credi davvero, fratello? Dovremmo prenderli a bacchettate. Non credo che dica bacchettate, ma... Siete davvero buffi, mi piace il vostro senso dell'umorismo. Non avevo mai sentito nulla di tanto divertente. Sì, mi hai tolto le parole di bocca. Divertente. Stavo giusto andando a chiedere udienza a Zhuge Liang. Vorreste venire con me? Se non le dispiace, sarà il nostro primo incontro. Oh, davvero? Farsi ricevere da Zhuge Liang è un'impresa ardua. Ci ho già provato 2 volte e sono stato respinto in ambo i casi. Contento tu? Beh, se batti così la prima volta... Zhuge Liang, devo raccontarvi una barzelletta divertentissima, venite a sentirla? Come è stata costruita la grande muraglia? Usando dei grandi mattoni. Non piangere questa. Da piangere proprio. La seconda. Questo è più divertente. Zhuge Liang, so che la mia ultima barzetta non era un granché, ma ne ho una migliore. Venite ad ascoltarla. Come si chiamano gli orsicini? Sinistrorsi. Ma perché? L'avete capita? Perché fanno tutto con la zampa sinistra. Sinistrorsi. Ma questa è un po' meglio della prima, però. Perché destrorsi e sinistri. Era più bello se era con la destra. Destrorsi. Era più divertente destrorsi, dato che è una parola vera. E pensare che questo è il grande Liu Bei del romanzo dei tre regni. Ma non desisterò. Senza l'aiuto di Zhuge Liang, la Cina non sarà mai unita. Il popolo ha già sofferto a sufficienza. Grande! Questo è lo spirito giusto. Forse insistere non è una grande idea. Andiamo? Ho sentito dire che Zhuge Liang è in grado di trasformarsi in un drago. Ma non riuscirà a fuggire ora col mio cannone. Boom! Giusto, il cannone ci tornerà utile. Quello lì ha capelli da Super Saiyan, eh. Lascio che ve ne occupate voi, fratelli. Non è per dire, però. Potrebbe essere ispirato vagamente a Sun Wukong. È il momento del Miximax! E invece no. Perché? Perché non è ancora il grande condottiero che ha condotto la Cina. Non so quello che è successo. Non ho ben capito. Non ho capito chi tra i due ha fatto cosa. Avete detto qualcosa? La la la. Beh, direi che ci bisogna allenarsi un'altra volta prima di poter ricevere l'aura di Liu Bei. È la stessa cosa che è successa a me. Non abbiate fretta, c'è tempo. Lo so, farò del mio meglio. Davvero, JP? Beh... Ma secondo me è lui, come si chiama, che non è ancora diventato quello del romanzo. Questa è di morte di Zhuge Liang. Incredibile. Niente male. Giungere fin qui è facile. Far aprire il portone è un po' più arduo. Ma sparare a portone con una palla di cannone? Ehi, Zhuge Liang, ci faccia entrare! Beh, io ci ho provato, Bah, non ha funzionato. Perché non la sfondiamo? No, distruggere la casa di una persona anziché comportarsi civilmente non è il miglior modo per ricevere un trattamento di riguardo. Oh, non è che mi aspettassi un trattamento di riguardo da parte di Zhuge Liang. Anche questo è vero. Arion, dai un'occhiata qui. C'è qualcosa scritto sul portone. Che cosa? Fammi leggere. Ok. Dimmi. Attraversami invece di bruciarmi e giungerai all'altra sponda. La chiave è su di me. Guarda sul pilastro se vuoi che risponda. Semplice, è un indovinello. Se scopriamo la risposta riusciremo ad aprire il portone. Senz'altro farina del sacco di Zhuge Liang. Beh, se fosse troppo facile non sarebbe divertente. Oh, ci sono! Cosa? Di già? Sì, è facile, la sponda si capisce subito. Sì, Arion, anche tu hai capito, vero? Facciamo loro vedere la risposta. Io ho capito solo che ha qualcosa a che fare col fiume. Attraversami invece di bruciarmi.
Oh, un uccellino. Chip chip, ni hao, ni hao anche a te. Ma qui? No, non si può andare. Ero curiosa. Ok, vediamo un po'. Qualcosa che ha a che fare col fiume? No, con il ponte, perché attraversami invece di bruciarmi. Anche perché dovremmo... Anche per quale motivo dovremmo bruciare un ponte? Fammi capire. Ah, eccolo, va. Cosa si può bruciare o attraversare? Cosa conduce da una sponda all'altra? I ponti! Ehi, Arion, c'è qualcosa lì in basso. Sembra un interruttore, premilo. Molto volentieri, JP. Ok. Il portone si è aperto. Oh oh, è cervello fino. Come ti chiami? JP. Capisco, bel nome. Corto, ma bello. Grazie. Mi chiedo cosa troveremo in casa di Zhuge Liang. Meglio entrare e scoprirlo. Chissà perché JP è francese in questa versione del gioco. Voglio dire, ok che la Raimon accoglie giocatori da tutte le parti del mondo, dato il grande prestigio che ha. Però voglio dire, non... perché da noi... Cioè, in Giappone JP rimane JP. Cioè, o meglio, è giapponese, Nishizono Shinsuke. Da noi perché Jean-Pierre La Pen? Forse è una cosa voluta proprio perché per far capire il prestigio della Raimon. In fondo Level 5 e Nintendo scelgono i nomi insieme, non a caso. Va bene, una bella cosa comunque, per carità. La musichetta qua è quella di quando c'è l'allenamento speciale. Zhuge Liang potrebbe avere delle sorprese in riservo per noi. Non abbassate la guardia, mi raccomando. E allora estraiamo il pennino. Il cannone? Ma ti preoccupa il cannone? Ma se c'era una persona lì sotto? Questo posto è conosciuto anche come Fortezza di Zug. Si dice che pochi di quelli che entrano riescano a uscire vivi. Sta scherzando? Non poteva dircelo prima? Bah, Zhuge Liang mi sta gerando i nervi. Scommetto che si trova all'ultimo piano. Andiamo. Vabbè, che è un videogioco. Vabbè, era una domanda retorica. Che succede qua? Di qui non si passa. Invece sì. Se sei furbo. Guardate quella fiaccola. È spenta. Una fiaccola spenta e un braciere acceso. Guarda caso, una palla. Perché non usiamo questa palla? Potrebbe essere la chiave. Davvero? Quanto sei intelligente, Arion. Fai passare la palla di corda attraverso le fiamme e accendi tutte le fiaccole. Mettiti in posizione, tocca le fiamme e calcia la palla verso la fiaccola ancora spenta. Quando la palla tocca le fiamme si infuocherà e continuerà a muoversi nella stessa direzione, accendendo tutte le fiaccole sul suo cammino. Accendi tutte le fiaccole entro il tempo limite per procedere. Affronta un piano alla volta e conquista la fortezza. Oh. Ah, qua devo calciare. Non capivo, devo calciare. Vabbè. E una è andata, no? Oppure va bene così. Va bene così. Non capivo cosa fare. Premevo, non andava. Che c'era a fare l'icona del tiro non l'ho capito, però. Le parti mancanti del pavimento sono comparse. Possiamo proseguire? Cos'era quel trucco che hai fatto? Sembrava che la palla si muovesse da sola. Si chiama calcio. Semplice. Non ti ricorda quando ci giocavamo a Kuju? Non ti ricorda di quando giocavamo a Kuju, durante l'addestramento militare? È vero, saresti degli ottimi soldati. lo prendo come un complimento. Arigato gozaimasu. Ma anche no. Bello. Poveri illusi. Ma quindi Gamma se n'è andato proprio? Io non capisco, non so. Supera le trappole della fortezza. Che bello, anche degli scrigni. Cosa mi dai di bello? Tsunami siderale? Figo, interessante.
Piccione! Why... Benvenuti, ok. Wying e benvenuti. Una partita alla calcio, certo. Ma quello è... Benvenuti giocatori della Raemon. Benvenuti alla distruzione del calcio. Ci risiamo, il controllo mentale della Eldorado. Prepariamoci per una sfida. Liobè sarà meglio che lei e suo fratello vi tenete da parte. Lasciate fare a noi. Avete capito ora? Dove credete di andare? Noi vi elimineremo. Il controllo mentale ha colpito anche loro. Quale stregoneria è mai questa? Fermi, fratelli, vi aiuto io. Non può aiutarli. L'unico modo per liberarli è vincere la sfida. Ce ne occupiamo noi. Non posso stare a guardare, devo aiutarli. Sono i miei fratelli. E va bene, sarà il nostro portiere. Potete fidarvi. Speriamo. Quindi lui è il nostro portiere ora? In Chuck contro la squadra di Guan Yu. Questo è Zhang, questo è Guan Yu. Allora cominciamo. Metti Liu Bei nella tua squadra sfida come portiere. Ma perché? Eccolo qua, ora ci siamo. Livello squadra 23. Ah, però interessante, dai. Penso di poter fare gol in un attimo, eh. Credo. Oh, passala! Perché Liu Bei sta andando in attacco? Oh no, non c'è nessuno in porta! Liu Bei, torna indietro, il portiere deve restare in porta! E perché? Più siamo in mezzo al campo, più possibilità abbiamo di segnare. Ma no, non funziona così. Non ci posso credere. Meno male. Oh, bell'intervento. Liu Bei non può. Non può giocare così. Guarda come si gioca, Liu Bei. Ti imparo una cosina. Con l'armatura dello spirito guerriero. E ora ammira l'angelo perduto. È forte ma non mi fido perché non mi fa skippare. Ah, ma è gol facile. Gol! Che tiro! Penso che va bene, no? Gang plagiata. Ma che cosa? Teo Long. Sì, è un tipo di Teo Long, ma anche un personaggio comunque sia di Dragon Ball. Il maiale, che in Viaggio in Occidente è un maiale nero, però in Dragon Ball è rosa. Dove siamo? Why you, Sanfei? Finalmente vi conosco di nuovo. L'Eldorado vi ha messo contro di noi. Volevate batterci. Non è vero. Liu Bei è il nostro fratello giurato. Non ci batteremo mai contro di lui. Calmatevi, è tutto finito. Ci dispiace. Cose che capitano. Signor Liu Bei? Mi dispiace, ma come portiere è stato un disastro durante la sfida. Come? Perché? Il calcio è un gioco di squadra. E all'interno della squadra certi ruoli sono molto importanti. Quello del portiere è il più importante. Il suo compito è difendere la porta. Capisco. Difendere la porta? Ci penso io. Il fatto è che se perdiamo una sola partita contro l'Eldorado perderemo il calcio per sempre. Subire anche un solo gol potrebbe essere disastroso. Non possiamo perdere, per niente al mondo. JP è determinato, eh? JP is filled with determination. Cheat. Ok, un'altra trappolozza. Ah. Devo fare sponda? Un altro di quegli strani rompicapo. Chissà quale sarà la soluzione stavolta. O facciamo un tiro... Non preoccupatevi. Credo che basti accendere le fiaccole come abbiamo fatto in precedenza. No, Boh! Ah! Oserei dire che ha sbagliato? Pare di sì. E c'è poco da scherzare. Non preoccuparti, possiamo sempre riprovare. Sarebbe potuto succedere qualcosa di terribile. Soffitti che crollano, trappole esplosive, frecce avvelenate, incantesimi maligni. Mm.
Dovrebbe essere preciso, sì. Ma se si può fare anche una per volta, la difficoltà non c'è. Non capisco. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro, Whisper. Dove sei finito, Whisper? Mi manchi. Signor Evans, siamo sicuri che gli Ubei sia fuori classe che serve alla squadra invincibile? Un portiere invincibile, tenace e volenteroso. Come un eroe che si immola nel nome del suo paese. Gli Ubei ha il potenziale, ma... Ma no. Dorme, beh, vecchio, dai, vecchietto. Non ci ascolta nemmeno. Ok, un altro rompicapo da risolvere più sopra? O un'altra sfida? Ah, ci sono i nemici qui, eh? Dovrò affrontarli? Non per forza. Guarda quello che faccia che c'ha. Ok, non mi voglio sfidare. Tu che mi dici? Chip Chop! Cos'era? Ok, non mi guarda nemmeno. Guarda, guarda, è bello, va. Che faccetta che c'ha, gli occhi... senza pupille. Oh, questo è divertente, mi sa, invece. Oh, Schmauser. Ci pensi al prossimo rompicapo? No, 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 no. Perché non lascia fare a noi d'ora in avanti? Wow, JP. Ok, questo già ho capito come fare, eh. Prima accendiamo quella blu. Magari Arion un pochino più dove ho detto io, no? Un pochino più verso sinistra. Vediamo un po' ora. E uno è andato. Ora, senza far spegnere l'altra, dobbiamo accendere anche qui. Ti prego, Arion, tira bene. Ah, meno male, meno male. Non hai pietà merangola. No, più qua. Bravo. Tu ascolta a me e arriverai molto lontano. Bravo. Vedi, quando Arion ascolta è bravo. Ok. Ma il fatto che io giochi come Arion fa di me Arion, quindi mi ascolto da solo. Grande, ce l'ho fatta! Sì, ma se sono tutti quanti così, rompicapo, è una rottura di scatole, eh. Beh, allora che ci dice? Che ci dite? Hai intenzione di permettere che quella del nostro ti si rivolga in quel modo? Riesco a comprenderlo. Bisogna esercitarsi per perfezionare un'arte. Beh, il calcio non è un'arte. È o vinci o perdi. Purtroppo. Ma è sempre stato così. Anche se una volta era più... c'era meno competizione da parte delle squadre. Una volta giocavano per giocare davvero, non giocavano per prendere un po' di soldi. Ehi, cosa sono questi? Una squadra di i guerrieri... No, non dirmi che è di terracotta! Sì, che bello! Sono forse delle statue di argilla? Che bello! Sì, sì, è l'esercito di terracotta, famosissimo. C'è qualcosa di vagamente inquietante in tutto ciò. Sì, hai ragione, andiamo via di qui. Oh, vabbè, questo episodio possiamo anche concluderlo qui allora. E nel prossimo affronteremo questa squadra di terracotta. Volevo farlo in questo, ma ho visto che già siamo oltre 40 minuti, quindi... quindi no, Kuj. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Inazuma Eleven Go. Come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!